Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Come state passando questo periodo? È da un po' che non mi faccio sentire, non registravo video, non toccavo la mia piccola Canon da circa un mese. Però mi serviva davvero tanto questa pausa che mi sono presa perché, come sapete, se mi seguite su Instagram, non sono stata molto bene in quest'ultimo periodo, soprattutto febbraio-marzo. Non sto qui adesso, diciamo, a parlarvi di cosa è successo perché non mi sembra il video adatto, quindi magari in un vlog, in un altro video vi aggiornerò sulla mia vita. Invece adesso concentriamoci su questo video. Sarà un try on haul di Shein. Alcune dicono Shein, ma io raga non ce la faccio, cioè non so come si dice in modo giusto, però io preferisco dire Shein perché Shein non riesco proprio a dirlo. Questo video sarà in collaborazione con loro, quindi avete un codice sconto che vi darà uno sconto del 15% per ordini superiori a 29 euro anziché 39, quindi è davvero top. È la prima volta. È Q2 Alessandra, ve lo lascio anche scritto qui. Sapete che io mi trovo molto bene con Shein, infatti vi ho portato diversi unboxing try on haul. In particolare però questo ordine mi ha lasciato davvero davvero soddisfatta, perché su 15 capi praticamente la maggior parte, 13, 14, 13 sì all'incirca, mi hanno stupita, cioè mi piacciono tantissimo, tutto mi viene alla perfezione, quindi soltanto una o due cosine forse mi aspettavo un po' meglio. Ovviamente ho preso tutti i capi primavera estate, insomma, perché ormai ci stiamo avvicinando, siamo ad aprile. Quindi spero che questo video vi piaccia, mi raccomando se vi piacerà per supportarmi lasciate un like, facendomi magari sapere nei commenti qual è la cosa più bella, cioè qual è la cosa che vi è piaciuta di più di questo try on haul. Qui sotto nell'info box come sempre trovate il link per tutti i capi che vi andrò a mostrare, quindi non fate abili a cercare su Shein perché come sappiamo non si trova mai niente cercando, digitando quello che vogliamo trovare perché c'è una marea di roba. Niente, detto ciò, direi che possiamo iniziare subito con il video. Allora, iniziamo da questo vestitino grigio che sembra semplice davanti, ma in realtà dietro è molto molto particolare perché è tutto scollato con questo incrocio e poi ha praticamente tutto il riccio lungo la schiena, lungo il sedere. Veramente veramente comodo, come vedete dal video non è troppo stretto, non è largo, quindi per me l'XS è perfetta. Niente, non ho pecche diciamo da dirvi, a parte il fatto che dietro e nella schiena è un po' larghino sopra il sedere, qui in questa zona, come vedete nel video, però è veramente una cosa minima. È stessa cosa anche per queste strisce, come si dicono, fasce, che però si possono benissimo, anche se vi vengono troppo larghe, stringere con qualche punto. Io le lascio così perché non è una cosa che mi dà fastidio, non sono troppo larghe, quindi va bene lo stesso. Come vi ho detto, l'ho preso XS come la maggior parte delle cose che prendo su Shein, perché essendo normale, cioè non sono troppo magra, non sono neanche troppo in carne. Inoltre sono bassina, circa 1,58 m, quindi va bene l'XS. Andiamo avanti. Devo dire una cosa che non mi aspettavo fosse così bella nella foto e neanche quando l'ho aperta mi sembrava granché. Poi però provata mi sono davvero ricreduta ed è questa maxi maglia, davvero bellissima, è un po' lunghetta, era pure questa la cosa che mi lasciava un po' in dubbio. Anche questa l'ho presa XS perché già è una maxi maglia, se la prendevo M mi veniva, non so, un sacco di patate. Allora, è molto bella, però non vi consiglio di metterla senza niente, infatti io se la trovo, ecco, l'ho messa con questa cinta. Con questo cinturone largo che appunto si utilizza per queste maxi maglie, vestiti eccetera, e questo l'ho preso sempre su Shein, però non in questo ordine, l'ho preso tempo fa con la videocamera scarica. Raga, vi giuro, io non so come faccio ad avere sempre la videocamera scarica, l'ho caricata tutta la notte,
Ritorniamo alla nostra maglia. Quello che mi ha colpito, comunque quello che mi piace soprattutto, è il colore e la fantasia, perché io amo questi colori, sono un po' Barbie. Niente, andiamo avanti. Poi vi mostro un completino, questo qui è comunque estivo, quindi per quando farà caldo, ma devo dire che ha superato le mie aspettative tantissimo. Ed è questo completino rosso con, cosa sono, petali tipo. Questa è la gonnellina, tutta sbarazzina, non so, veramente mi piace tantissimo. Poi come vedete dal video sta davvero davvero bene, non mi aspettavo che fosse così bello. La gonna praticamente ha questi lacci che voi potete, quindi ve la potete stringere, fare quanto stretta volete. Questa è una cosa fantastica per chi ha la vita stretta. Non è neanche troppo corta, dovete stare un po' attente se siete troppo alte. Per essere bella è bellissima, anche questa l'ho presa taglia sicuramente XS, esatto. L'unica cosa è un po' la qualità, qualità un po' scadente. Comunque raga, diciamo che per il prezzo che ha conviene, perché è anche molto molto bello. Poi andiamo avanti, e la prossima cosa che vi mostro è questa maglia qua, di cui mi sono innamorata, infatti l'ho messa anche per fare questo video e ho messo già anche un post su Instagram, che ho abbinato a questa gonna nera, semplicissima ma strautile e bellissima, perché è molto semplice, è nera e praticamente la cosa che mi piace è che fascia benissimo. Allora, questa gonnellina l'ho presa sempre taglia XS, come anche questo crop top. La cosa che amo di più è il fatto che è stretto e sotto il seno, l'altezza, io adoro i crop top, diciamo, di questa altezza, ed è più morbido appunto nella parte del seno, così sembra anche che ne avete di più, quindi fantastico. Ha le maniche un po' a palloncino e nei polsi è più stretto. Poi praticamente ho preso, sempre da abbinare a questa gonnellina, ma che può anche essere messa con un jeans, con un pantalone, questa semplicissima maglia, crop top, insomma, come volete chiamarlo, bordeaux, che si incrocia, infatti ha questi due fili che si incrociano davanti. Io l'ho preso XS e mi sta giusto giusto, se lo prendevo S mi veniva grande, sicuro. Poi, allora, di questa sono rimasta un pochetto delusa, ed è praticamente questo top nero che sembrava molto molto più bello dalla foto. È un po' larghino nella parte, diciamo, delle ascelle, non so come dirvelo, scusate il mio linguaggio. E anche questo l'ho preso XS. Un'altra pecca di questo top è il fatto che non è tantissimo aderente, e queste frange sono un po' bruttine, un po' confusionarie, ecco. Andiamo avanti. Allora, adesso vi mostro un'altra cosa bellissima che ho messo anche per il mio compleanno, per il mio 17° compleanno quest'anno, che è questo vestitino rosa. Allora, rieccomi, mi si è spenta la videocamera, nel frattempo ho mangiato, perché sono le 3, se non sbaglio, circa. Ah no, sono appunto le 2:30, io ho pranzato con il mio fantastico panino con salmone affumicato, avocado e formaggio spalmabile light. Io prendo quello skyr al Lidl, niente raga, buonissimo. Pane piastrato, avocado e salmone, niente, è la combo più buona secondo me che esista. Comunque, stavamo dicendo, il vestitino rosa. Ve lo consiglio davvero tanto perché è molto elegante. Dietro ha questa scollatura ovale super particolare, secondo me. Non sembra qualcosa di Made in China. Andiamo avanti, altro vestitino, questo qui altrettanto bello. Sapete che io sono
fissata con i vestitini. Questo è taglia anche XS. È praticamente il materiale, sembra fantastico, anche se sappiamo comunque che è una percentuale molto alta di poliestere, però vi giuro che sembra davvero bello. Di lato vi è tutto il riccio e è perfettamente aderente come piace a me. Andiamo avanti, adesso vi mostro questa maglia a maniche lunghe che praticamente ha questo stile giornale che si usa tantissimo nell'ultimo periodo, anche l'anno scorso mi sembra che si utilizzava tanto, ed è molto carina, ha crop top con le maniche lunghe per utilizzarlo in questo periodo primaverile perché è molto leggera. Anche questa taglia XS, è molto semplice ma molto d'effetto, molto stilosa. L'unica cosa che forse non amo è il collo, che non capisco, cioè mi piace o stretto e un po' bassino, oppure alto e largo, che si può fare insomma la svolta. Invece questo è praticamente una via di mezzo perché è basso e largo. Andiamo avanti, poi vi mostro questa magliettina a maniche corte, anche questa taglia XS. Questa qui è trasparente, come vedete, infatti io l'ho messa con un reggiseno nero sotto, e quello che mi ha colpito è sia il colore ma anche la fantasia, perché è un po' confusionaria però è molto bella. Infatti non capisco bene però cosa c'è, tipo mostri, sì, tipo dei mostri. Poi ho preso una felpa, perché comunque in questo periodo ancora ci sono giorni in cui fa freschetto, ed è questa qui nera, corta. È praticamente la stessa di quella che ho già preso e vi ho fatto vedere forse nello scorso unboxing, se non sbaglio, che è grigia. Siccome mi è piaciuta davvero troppo, veste benissimo, mi piace sia la lunghezza sia il modello, l'ho voluta appunto riprendere e l'ho presa nera. Mia sorella l'ha presa anche bianca e devo dire che anche bianca è molto molto carina, però se volete farlo ora l'ordine non so quanto vi conviene, perché è molto pesante, è imbottita di dentro. Infatti per andare a scuola nei giorni in cui siamo ritornati inizio marzo, c'era un freddo, vi giuro raga che questo freddo che ho fatto quest'anno a marzo non l'ha mai fatto nell'arco di 2 anni. Infatti a scuola con i termosifoni rotti che non funzionavano, vi giuro abbiamo sofferto, però io ero lo stesso felice di stare a scuola raga, perché non ce la facevo più a stare a casa, vi giuro. Quindi molto cute, è molto imbottita, quindi non la consiglio per questo periodo. Ma invece per questo periodo ho preso questa qui, anche il colore è molto sgargiante, ci sta. Questa felpina arancione fluo, che è super super leggera. Poi ha qui la cerniera. La cerniera, mi piace il fatto che anche la cerniera è arancione, mi piace tantissimo. E anche questa XS, tutto ciò che ho preso è XS, tutto. Poi questa maglia molto semplice, a maniche corte, con questa scritta Los Angeles. A me in realtà ha colpito più che altro per il colore, perché io questo colore in primavera lo adoro. Anche questa taglia XS. Ultima cosa che vi mostro, questo giubbino di jeans colore rosso. Allora, devo dire che avevo aspettative molto molto più alte per questa giacchetta. Praticamente il tessuto è molto flessibile, leggero, non mi piace molto questa cosa. Anche questa l'ho presa taglia XS, però nel complesso credo che comunque lo utilizzerò, in caso lo vedrete nelle mie storie di Instagram. Ok, vi ho fatto vedere tutto, ce l'abbiamo fatta. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Come al solito io vi consiglio tantissimo Shein, perché c'è una marea di cose che se andate a beccare quelle giuste vi viene veramente uno shopping a basso prezzo che ne vale la pena. Niente, detto ciò, io vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto e a iscrivervi, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto. Vi mando un bacio, un bacione, e ci vediamo al prossimo. Ciao!